prima di 2000 anni fa non si poteva parlare di un sistema di trasporti e di logistica, non esistevano delle strade permanenti, dei servizi di trasporto organizzati. L'impero romano fu costruito e fu gestito anche perché i romani avevano imparato a fare le strade, a fare i ponti, a navigare, a organizzare la logistica, per esempio il sistema di poste, il sistema di spostamento intermodale, e quindi alcuni tratti lungo il fiume, poi per strada, poi sul mare, poi di nuovo per terra. Insomma, nasce il sistema dei trasporti. L'impero romano costruisce 300.000 chilometri di strade, non solo le strade più famose, la via Appia, la via Aurelia, la via Flaminia, la via Salaria, ma anche tutto il resto dell'impero, sostanzialmente sono rimaste in funzione per 2000 anni, non è cambiato di molto tutto questo sistema. Roma, contrariamente a quello che avveniva nelle colonie greche, non è il frutto di una clonazione, ma è il frutto di un incontro, di un meticciamento, di un mescolamento, i greci, gli etruschi e i latini. E loro si incontrano proprio sul Tevere, perché all'isola Tiberina c'era questo grande crocevia che legava tutte le strade di allora. La seconda rivoluzione è avvenuta quando la forza motrice non era più la forza biologica, non era più l'uomo e gli animali o il vento, ma è diventato il motore, e allora è cambiato di nuovo tutto. In particolare è cambiata l'organizzazione della mobilità nelle città. Sono nati i grandi sistemi di trasporto pubblico di massa, inizio Novecento, metropolitana di Parigi, di Londra, di New York. Nel 1900 Roma era da poco una capitale, quindi non era pronta. C'era ancora uno Stato nello Stato, che era il Vaticano. La rivoluzione del trasporto pubblico di massa meccanizzato non c'è stata a Roma. Invece nel sottosuolo di Roma c'è tutto quello che ci può essere, non solo dal punto di vista archeologico, dove lo strato archeologico è presente dappertutto, ma ci sono anche delle situazioni molto complicate dal punto di vista geologico e idrogeologico. Il sottosuolo di Roma si è formato prima con alluvioni che sono arrivati in vari strati, e quindi varie densità delle alluvioni. A dicembre dell'870, quando i piemontesi erano arrivati da poco, ci fu una grande esondazione che arrivò fino nella piazza di San Pietro. C'erano state diverse proposte per risolvere il problema delle esondazioni. Una soprattutto fu discussa a lungo, divenne famosa perché fra l'altro fu appoggiata da Garibaldi, no? Quella di costruire un bypass. Facendo i muraglioni si potevano fare anche i lungotevere, non c'erano i lungotevere, no? Con i muraglioni si facevano i lungotevere, e i lungotevere erano un po' la soluzione B, la soluzione di ripiego per la mobilità, perché permettevano di arrivare dentro il centro della città. E poi questo ritardo non solo non si è recuperato col tempo, ma si è approfondito, perché poi c'è stato nel dopoguerra
l'esplosione della città a macchia d'olio e i problemi della mobilità non sono mai stati affrontati insieme ai piani urbanistici. Un'altra svolta si è avuta nel 1993, allora era già forte il problema. Noi venivamo da un piano regolatore del 1963 che prevedeva tutta l'espansione della città ad est e che naturalmente non è stato assolutamente rispettato. Siccome il problema di Roma attualmente è che ci sono troppe automobili, il problema non si risolve facendo pezzettini di più di strada, perché è controproducente, perché questo sembra invogliare altre macchine, ma il problema non è lì. Quindi viene fuori la parola d'ordine, bisogna fare la cura del ferro, che però è uno slogan anche quello. Questo nel presupposto mai da nessuno verificato che l'anello ferroviario funzioni come una metropolitana urbana. Fatto questo anello ferroviario, poi Rutelli dice: adesso abbiamo due metropolitane, la A e la B, facciamo altre due, la C e la D, e così abbiamo fatto questo sistema di mobilità. Poi facciamo un pezzettino, allunghiamo la B, facciamo la B1, eccetera, eccetera. Questo è il progetto di Rutelli, che in parte è andato avanti, un po' come il piano del 63, cioè si fa un qualcosa senza neppure più considerare quel minimo di logica che era alla base del piano originario, no? E la situazione attuale è che non solo abbiamo più di 100 anni di ritardo, ma l'aggravante è che quando ci siamo decisi a fare qualche cosa di importante, le metropolitane, la chiusura dell'anello, anche questo abbiamo fatto senza un criterio organico e in più con tecnologie inadeguate, perché abbiamo detto prima, il sottosuolo di Roma ha tutte queste problematiche, non si può andare a fare una metropolitana così. Questo ha reso oggi ancora più grave, perché il Comune di Roma sta spendendo una montagna di soldi sulle metro, soprattutto la metro C, così finiscono tutti i soldi. Non si fa la metro C perché praticamente non sanno come attraversare il centro. Quindi si spendono i soldi, non si fanno la metro e si aggravano i problemi. Il traffico a Roma ha un problema fondamentale, che il trasporto pubblico è troppo poco ed è fatto troppo male, e quindi viceversa c'è troppo trasporto privato ed è dà troppi problemi e dà troppi costi, troppi incidenti, soprattutto non ha prospettive. Avevo fatto tutto questo discorso che ho riassunto con voi e ho detto al sindaco: ci vuole un piano strategico. E quindi ho cercato di mettere giù un'idea di città, perché mi sembrava quello il compito.